di Redazione Workout e questa è una serie di brevi podcast realizzati in collaborazione con il consultorio di Peschiera Borromeo. In questa puntata parleremo di disturbi alimentari. Abbiamo raccolto una serie di domande tra noi ragazzi e le abbiamo poste a degli esperti del consultorio. Siete pronti? Iniziamo! Un'amica che soffre di disturbi alimentari, come comportarsi? Intanto mi viene a dirti che è proprio bello che tu voglia preoccuparti e occuparti di un'amica, per cui questa è la prima cosa. Cosa possiamo fare? Alcune cose sono importanti da avere in mente. Intanto puoi provare a parlare di queste tue preoccupazioni. Se ci sono delle cose che hai visto, che hai sentito e che ti preoccupano, è bene provarne a parlare con lui, a parlarne con lei. Avere quello che noi chiamiamo un atteggiamento di ascolto senza giudizio, cioè non dobbiamo dire all'altro ma secondo me, io penso che, insomma, ma piuttosto ascoltiamolo, e quando l'abbiamo ascoltato e siamo preoccupati, allora forse è il momento di dirgli di rivolgersi ad un adulto che possa sostenerla, come per esempio uno dei professionisti del consultorio, che possa comprendere, valutare la situazione e iniziare un percorso di cura. Mi permetto poi un ultimo consiglio. Le persone che hanno un disturbo del comportamento alimentare non vogliono sempre solo parlare di cibo. E allora facciamo attenzione a che ogni discorso non diventi sempre solo il discorso su quanto, cosa o a quale gruppo alimentare appartengono i cibi che i nostri amici hanno mangiato. Come si fa a capire se si soffre di un disturbo alimentare? Allora, chi soffre di un comportamento alimentare scorretto, no? Quindi di un disturbo del comportamento alimentare, può presentare diversi segnali. Alcuni di questi in effetti possono essere colti e visti dai loro amici. Va detto che ogni disturbo del comportamento alimentare è un po' diverso, nel senso che hanno segnali ed esordi differenti. L'esordio è, come dire, il momento in cui il problema si manifesta, in cui la situazione avviene fuori. Intanto bisogna dire che molti, quelli che probabilmente potresti incontrare, insomma, hanno questo momento di visibilità proprio durante l'adolescenza, sia nelle ragazze sia nei ragazzi, e si possono raggruppare, diciamo, in tre grandi famiglie: l'anoressia, la bulimia e l'obesità. Nelle persone di solito i primi segnali che vediamo sono fisici: variazioni di peso, stanchezza costante, degli svenimenti, la scomparsa del ciclo mestruale, o anche un deterioramento dei denti, che certamente non vediamo all'inizio, no? All'esordio del problema. E poi ci sono dei segnali comportamentali, dei comportamenti che ci possono dare un piccolo campanello d'allarme: l'evitamento di situazioni conviviali, una lettura, come dire, molto troppo, mi viene da dire, attenta delle etichette alimentari, l'utilizzo eccessivo di applicazioni per contare le calorie, oppure un aumento spropositato dell'attività fisica. Un amico che solitamente andava a correre una volta a settimana, se inizia ad andare a correre tutti i giorni, ogni giorno, e quando ci racconta che non è mai abbastanza, forse è un piccolo segnale che possiamo cogliere. E poi ci sono proprio dei comportamenti molto problematici: penso il rifiuto parziale o totale del cibo, penso l'induzione del vomito, insomma comportamenti molto forti e che ci devono effettivamente mettere un po' in allarme. Se avete ancora qualche dubbio o vorreste fare qualche altra domanda, compilate il form di Google che si trova sul nostro sito www.progettoworkout.it nella sezione Star Bene. Continuate a seguirci!